finalmente è andata a funzionare la mia. Sorridi un po', ce fai, sorridi. Siamo Cephis. Cioè, vieni qua vicino al mare, la Cephis. Non viene per ripetere. Vabbè. Ah, la Concordia, no, anche navi. Quelle là gigantesche. Questo è Porto Vecchio, no? Porto Antico. Riesce ad imparare con lo sport. Sofina, va bene. 5 terzi. Tutto fino, tutto bene, no? Nel 5 terre, Camoggia, mezzo buchi, golfparadiso.it. Scusi, informazione, quando è che parte questo roba delle le balene? Parte oggi o no? Mercoledì e domenica. Ah, ho capito. Ora per oggi mi tocco via il pensiero. No, oggi andiamo a Camogli San Fruttuoso Portofino. Ah, andate? Sì. E cosa costa la... 20 euro andate e ritorno San Fruttuoso o Portofino, 15 euro andate e ritorno a Camogli. Possiamo fare San Fruttuoso, dai. No, dai. Dai, facciamo... Allora, scusa. Andiamo al coso, dai, vediamo l'esterno della... Dai, possiamo andare a fare... Quando è che partite per la cronaca? Alle 2. Alle 2, va bene. Ok. Speriamo di convincerla. Il turno che va a Camogli. Niente, ma vediamo dall'esterno, vediamo dalla costa. Dai. Ma sì, dai. Ci metto io, dopo te restituisco. Il Camugin, cos'è il Camugin? E cos'è? Che è? Sono gli antichi friggitori di Camogli. Sì, ho capito, ma cos'è? Panissa fritta e acciughe. Come scusi? Panissa fritta e acciughe. Ah, ho capito, cosa viene? Un assaggio di uno e dell'altro. Dopo, adesso dopo. Poi faremo i coni, facciamo i coni. Sì, sì. In questa maniera. Cosa viene? Deve ancora arrivare
chi fa i prezzi. Ah, okay, grazie. Comunque sono tra le 3 e le 5. Grazie, grazie. Scusi, per accedere all'ascensore che porta su, dov'è che si va? Ho visto. Non ho idea, sono via registrato. Lui, grazie. Ah, scusi, buongiorno, cosa costa salire sul ascensore? Cosa costa salire sull'ascensore? 4 euro a testa? Sì. Okay. Poi 3 euro ridotti. Per anziani? Anziani dai 65 in su 3 euro. 3 euro. Saliamo? Sempre ti piace o no? Io ovviamente quando sono andato per fare il missionario militare, no? Sono andato lì a... del porto antico di Genova. Guarda lì la lanterna. Ma tu non fai mai questo? Il Vigo vi porta a 40 metri d'altezza per farvi scoprire Genova da una prospettiva assolutamente unica. Siete pronti a vedere? Se mi ricordo giro io. Un emozionante panorama 360 gradi, guasta la produzione. Gli edifici antichi e moderni che meritano da diritto del cielo. Comunque la stessa, però guasta la rotazione. In questi casi non c'è lo sconto, no? Dipende da me. Vabbè, se non dipende da me. Vi aiuterà a riconoscere i monumenti raccontandovi la storia di Genova. Il Vico è il simbolo del porto antico di Genova. È stato progettato dall'architetto genovese Arezzo Piano all'inizio degli anni 90, in occasione delle celebrazioni per i 500 anni della scoperta dell'America. Un'impresa di un altro genovese, Cristoforo Colombo. Vai in giro, gira perché è bello. Vai in giro, cammina come me, vai in giro, è bello. Non me ne è bello. Fai tutto questo che ho fatto io. Le forme del Vico rimandano alle gru delle vecchie navi da carico. Navi che, ieri come oggi, sono guidate in porto dalla luce della lanterna, il simbolo di Genova. Da quassù la vista è davvero superba, come la città sotto di voi. Fare il fritto. Fritto. Allora, 5,90 con prima colazione buffet, dolce salato, capito? Interessano le cose, principalmente. Thank you.
Hai visto? Hai visto il padellone? Scusi, cosa fanno lì? Cos'è una battaglia navale? Cosa fanno lì? Hanno una barca, penso. Sì? E lì hanno fatto il castello di Dragone. Lui stasera viene bruciato. Ah, ho capito, quello viene bruciato. Sì, questo è anche quello. Ho capito. Che viene bruciato per i fuochi, i falò. Ah, ho capito. Perché fanno i fuochi artificiali e dopo fanno i falò. Ah, ho capito. Qui viene una gran fiammata. E che ora c'è tutto? Questo qui alle 23:15. Ah, ho capito. Cioè, comunque trova dei manifesti. Ho capito. Questa è la festa di San Rocco, no? No, no, qui è Camogli. No, ho capito. Ah. Di San Fortunato. Ah, ho capito. Festa, ho capito. Ah, ho capito, ho capito. Ancora grazie. Prego, si immagina. Non sono le barchette. Sì. Ti piace quel pesce palla? Mi pare si può girare intorno alla chiesa. Santa Maria Assunta. Sono chi? Sono chi? Sono chi? Sono chi? Sono chi? Sono Innanzi. Però dopo sali su perché... di avvistamento.
Io per il palazzo c'è la Luca. Dico male. Anzi, sono un paio di euro. Pago io. Aspetta. Eh? Anzi, vai, se... prova a salire, dai, ti do una mano. Vieni. Va. Ti prendo. È bello? Com'è? Vedi quante casamatte di... Una volta erano... sembra adesso bisogna guardare bene nel... Era in isola, però... No. Sì, dopo guardiamo. Sono sicuro... Io non ho capito neanche forte di creare l'informazione, cioè di dare quella azienda assunta, si quindi cosa fa anche noi non creare per il portatore della casa del Castel Dragone, sul che detonico estremamente pittoresco, c'è la di mille bianchi vogliere una potenza della marina per il 100, ma c'è il comune che vuole nel 2006. Ti piace? Sì, comunque stai sul battello, vedi una prospettiva più significativa, o no? Va buono? Tu andare in cima alla cosa, basta. Penso che è ancora. Che... Come scusa? Per risparmiare. Quindi per... Allora, guarda un po' su, eh. Mi piace qua, il promontorio è il molo lì, piccolo moletto, no? Ogni giorno si il pescatore 8 euro, su Morone 7 euro, non c'è pesce di spada 12 euro, guarda la sua pescheria, che take away. Thank you.
Come on, man.